One time, Mohideen in Arabi. Una volta Sheikh Mohideen in Arabi. He was famous Sheikh, Sheikh al-Akbar. Era Sheikh al-Akbar, uno Sheikh molto famoso. And the greatest Sheikh. Sheikh più grande. And he had a woman e aveva to be his master. Una donna come maestra. Karima. Karima. Sheikh Karima. Sheikh Karima. And he studied with her. E ha studiato con lei. And then he inherited. E ha ereditato. Big money. Tanti soldi. And he got in a palace. E è andato in un palazzo. And one day. E un giorno. He came an asket to him. È arrivata una asceta da lui. And he lived only from one fish head a day. E lui mangiava, viveva mangiando solo la testa di, una testa di pesce al giorno. He catch one fish. Pescava un pesce. And the good part. E la parte buona da mangiare. He gave it to people. La dava alla gente. And the head. Of the fish, e la testa del pesce se la teneva per sé. So he visits Sheikh Mohideen. È andato a visitare Sheikh Mohideen. And he sees that he is the Raus. Ha visto che lui era un Raus. The Sultan of his time. Il sultano del suo tempo. He can see that. Poteva vederlo. So he says, "Oh Sheikh." E ha detto, "Oh Sheikh." What is your advice to me? Qual è il consiglio che I hai can't per me? Open. Non riesco ad avere un'apertura. The next door. La porta successiva. It just doesn't open. Non mi si apre. What is my mistake? Qual è il mio errore? He says, e lui gli ha detto. You are too much in the dunya. Sei troppo nella dunya. You are too much linked to the world, to the material world. Sei troppo legato al mondo materiale. Because every day he was thinking about his fish. Perché ogni giorno pensava al suo pesce. How I divide. Come lo divido? How maybe I can leave a little bit more. Magari today for me. Della testa ci lascia anche un pezzettino in più dall'altra parte per me. And he was all the time thinking. Pensava sempre. When it was a bigger fish. Se era un pesce più grande. He was saying, oh, maybe something I keep for me. Dice magari un pezzettino me lo tengo per me. So Mohideen he knew. E Mohideen lo sapeva. So he said, e gli ha detto. Renounce. Rinuncia. So you can be rich. Puoi essere ricco quindi. But of course it's difficult to renounce. Ma certo è difficile rinunciare alla ricchezza. But if the rich person doesn't renounce. Ma se una persona ricca non rinuncia. He becomes crazy. Diventa folle. That's how it goes. Funziona così. So everyone in our society wants to become crazy. Tutti nella nostra società vogliono diventare pazzi. And the moment you have money. E il momento in cui hai soldi. What you do with it? Cosa ne fai? You become crazy. Diventi pazzo. Right? It's automatic. È automatico. There's a whole industry just for that. C'è un'intera industria solo per quello. To fulfill the craziness of the rich people. Soddisfare la follia dei ricchi. Yeah, having watches they cost 1 million or mobiles they cost 1 million. I mean. Con degli orologi, dei telefonini che costano 1 milione. Yeah, you save. So only two people. Solo due persone. Do not become crazy from riches. Non impazziscono dietro la ricchezza. One is the enlightened one. Uno è l'illuminato. And the other is a king. E l'altro è il re. All the rest. Tutto il resto. They become crazy. Diventano pazzi. Money is what makes us crazy. Sono i soldi che ti rendono pazzo. And for what we all have these fights, all these things in this world. Per che cosa abbiamo tutte queste lotte nel mondo? If it's not for money. Se non è per i soldi. Then, look Maulana. E adesso guardate Maulana. They carry tons of money to him. Gli portano tonnellate di soldi. Suitcases. Quelle valigette. Yeah. I don't know where he stores it all. Non so dove li rubano. But dove, I'm sure scusate, dove lui li tiene nascosti. In some cupboards.
Ma in qualche armadio ce l'ha. You find 100,000 there. Trovi 100,000 di qua. Some boxes, you know. In qualche scatola. Of boxes. C'è un sacco di cartoni intorno. You find some money there. Trovi un po' di soldi qui, yeah, di là. And then he has envelopes. E c'è tutte queste buste like in tasca, no? Yeah. Everywhere. Ovunque. From that currency, from here, from there. Di ogni, yeah, di ogni moneta. When you come, quando arrivi. One envelope out here, here, here. Tira fuori da una busta di là. And it was always like this. Sempre è stato così. When there was not a euro. Quando non c'era l'euro. But it was full of envelopes, lira, buste pound, con lira, dollars, sterline, dollar, mark, marchi. And so on. But look. Ma guardate. He's not attached at all. Non è per niente attaccato. There's nothing for him. C'è niente. That's the only way. È l'unico modo. You can become in peace with this world. Per entrare in pace con il mondo. Yeah, use it. Usatelo. But renounce. Ma rinunciate. Yeah, so if you buy something, se comprate qualcosa, say it's for you, Mona. Dite, questo è per te, Molana. For you, my Sheikh. È per te, mio Sheikh. I have it. Io ce l'ho. You own it. Ma tu lo possiedi. I'm just using on behalf of you. Io lo uso solo per te. Otherwise, how you want to do it? Altrimenti come vuoi farlo? You must say my house, my car, my wife, my this, my that. Devi dire la mia, yeah, casa, mia moglie, la mia macchina. It is painful. È doloroso. And the moment you say my car, il momento in cui dici la mia macchina, and I come with a hammer, e arrivo con un bel martello, pong. Physical pain. Dolore fisico. Yeah. Emotional pain. Dolore emozionale. Yeah. Mm. Or the house burns down. Oh, ti brucia casa. Yeah, it's a catastrophe. È una catastrofe. But if it is the house of Molana. Ma se è la casa di Molana. No problem. Non è un problema. Yeah. His car, his wife, his house finished. La sua macchina, la sua moglie, la sua. His macchina. Children. I suoi bambini. Yeah. Whatever. Quello che è. Because what does not belong to God? Che cosa non appartiene a Dio? At the end of the day. Alla fine della giornata. What does not belong to God? Cosa non appartiene a Dio? What can you own in this world? Cosa puoi possedere in questo mondo? Nothing. Nulla. There's only one king. He owns everything. C'è solo un re che possiede ogni cosa. Yeah. You cannot. You are not an owner. You have not an owning. Tu non sei uno che possiede delle cose, non sei un proprietario. Not even your body. Neppure il tuo corpo. What's your body? You own that body? Cos'è il vostro corpo? Lo possedete? No. No. It's for rent. L'avete preso in affitto. Yeah. For some time they give you rent. Per un periodo ve l'hanno dato in affitto. Then when it is finished. Quando è finito? Rent finished. Finisce l'affitto. Next one, خلاص. Prossimo, basta. Yes, no thing. Hanifa, mashallah. Who gave you the name Hanifa? Chi ti ha dato il nome Hanifa? Class name. Nome di gran classe. Good. Strong name. Nome forte. Mm. Nothing is easy. Scrivere in facile, chiaro. Yeah. Yeah. So renounce. Rinunciate. And then renounce from your drama also. E rinunciate anche al vostro dramma. That's more difficult. È la cosa più difficile. And to think, oh my wife. Oh my children. Pensare. Oh my this. Oh mia moglie, oh i miei bambini, oh questo. Oh my loneliness. Oh la mia solitudine. Oh my depressions. Oh la mia depressione. Oh my desires.
Oh, i miei desideri, My worries. le mie preoccupazioni. Yes, Claudia, I understand. So for this, feel yourself. Per questo senti te stessa. With the name of God. Riempi te stessa con i nomi di Dio consapevolmente. That's how you wash away the imprints. Ed è così che lavi via gli imprint. There's physical imprints. Ci sono imprint fisici. They're very strong. Sono molto forti. Very, very strong. Molto molto forti. The strongest. Sono i più forti. Then you have emotional imprints. E hai imprint emozionali. The emotional imprints are stronger. E gli imprint emozionali sono più forti. They're even stronger than the physical ones. Ancora più forti di quelli fisici. And then you have the mental imprints. E poi hai l'imprint mentale. They're also very powerful. Sono anche molto potenti. That's the last veil. Questo è l'ultimo velo. Your mental imprints. Se le tue imprint mentale are taken away, sono portati via, then you reach God consciousness. Allora raggiungi la consapevolezza di Because Dio. Allah himself perché Allah stesso has no imprints. Non ha imprint. He has no history. Non ha storia. He has no future. Non ha futuro. He's not in need of that. Non ne ha bisogno. So to realize yourself per realizzare voi stessi the God consciousness nella consapevolezza di Dio means you have to renounce significa che dovete rinunciare to wash away a lavare via all imprints tutti gli imprint whatever it is qualunque cosa siano good or bad buone o cattive that's the work. Questo è il lavoro. So, first of all, prima di tutto, try not to get new imprints, heavy ones. Cercate di non avere imprint nuovi, pesanti. That's the first. È la prima cosa. Don't try to get new ones all the time. Non cercate di averne sempre nuovi, costantemente. For this reason, don't conflict yourself. Per questo motivo, non entrate in conflitto. Again and again. Con voi stessi sempre. Don't stay in conflicts. No, non rimanete in conflitto. Because they imprint you. Che questo vi dà degli imprint. Okay. So you can't free your mind. E quindi non potete liberare la vostra mente. Yeah, you don't want to think of God. Non volete pensare a Dio. Because the gravity of the ego is so heavy. Perché la gravità dell'ego è così pesante that if I say to you, stop thinking, che se gli dico smetti di pensare only for one hour, solo per un'ora about your problems, ai tuoi problemi you don't want that. Non lo volete. Yes, for some moments you can relax. Per qualche momento vi rilassate e dite ah che bello, and che bello. Think, oh, this is an enlightened state. E dite, questo è uno stato di illuminazione. No, that is the game of the ego which needs it. È il gioco dell'ego che ha bisogno di questo that you can go fresh again to your problems. Così che tu possa ritornare fresco ai tuoi problemi. So there is a whole industry. C'è un'industria completa anche per questo. It's called New Age. Si chiama New Age. Massage new, ti massaggiano, cranio sacrale new, ti fanno cranio sacrale, food reflexing new, il riflessologia plantare. Stones. Le pietre. Sorry, good. Stoning you. Yeah. Ti mettono le pietre. Coloring you. Ti colorano. All the things which don't really cut the mechanism. Queste cose che non tagliano veramente il meccanismo.